Ave a tutti raga, un abbraccio da Lordg3 e benvenuti in questo nuovo video. Sì raga, sembro un coglione perché ogni volta che faccio benvenuti in questo video è veramente così. Anche quando non mi vedete, questa è la prima volta. E comunque raga, questo è il video speciale 1000 iscritti. Sì raga, per me è un ottimo traguardo. Sì raga, non è che è un traguardo dire oddio quanti cazzo di iscritti ho, no. È un traguardo modesto. Direi che non è molto, ma è un lavoro onesto. In 6-7 mesi di attività abbiamo raggiunto 1000 iscritti. Quindi raga, io vorrei ringraziarvi. Proprio vi do un abbraccio, guarda, ve lo sto dando. Quando dico un abbraccio, guardate che questo significa vi do un abbraccio. Comunque, davvero raga, davvero grazie. Questo è il mio primo traguardo su questa piattaforma, direi. Il mio primo vero traguardo. E spero di raggiungere altri traguardi con voi. E comunque, no raga, in questo speciale 1000 iscritti volevo un po' presentarmi. Voi mi avete fatto qualche domanda nel Lord che risponde sul mio profilo Instagram. Ovviamente non vi metto nel video per questione di privacy, perché qualcuno me l'ha proprio richiesto. Ha detto: Lord, per favore, non mettermi. Non metto il tuo nickname, nessun problema. Allora, la prima domanda è: Lord, cosa pensi dei tuoi fan? Cosa pensi dei miei fan? Io penso che sono persone molto intelligenti che mi seguono. No, io penso, da quello che ho visto, dall'interazione che ho avuto con loro, penso che siano tante persone educate. No, mi fate sempre emozionare, raga. Ogni volta che mi scrivete un commento, anche se mi scrivete "sei un nabbo, dio cane, uno versus uno, io sono più forte di te, dio cane", anche se scrivete questo, sinceramente, mi fa piacere. Vuol dire che ho avuto un'interazione con voi. La seconda domanda è: di dove siete tu e Giù? Io e Giù di dove siamo? Secondo voi di dove siamo? La terza domanda è: quando mostrerai il tuo volto? Il mio volto lo mostrerò? Non lo so raga, non lo so, perché non è facile mostrare il viso. Io sono ancora piccolino come YouTube, quindi io non so quando vorrei veramente mettermi in gioco con il mio viso. Un'altra domanda era: tu e Giù da quanto tempo siete amici? Allora, io e Giù ci siamo conosciuti in seconda superiore. E ora contate che sono in quinta, quindi sono circa 3 anni che ci conosciamo. Il primo anno però non è che lo conoscevo benissimo, perché io stavo in un'altra sezione. Andando, diciamo, nella sua sezione, trasferendo la sua sezione per 3 giornate. Solo 3, raga, solo 3 giorni. Non ve lo so dire, me lo mandano in quella sezione solo per 3 giorni. Non lo so, raga, non lo so perché. Comunque, ho iniziato a conoscere un po' la classe e soprattutto Giù. Poi mi hanno rispedito la mia classe. Dopo un anno mi hanno di nuovo rimandato in quella classe. Cioè, un manicomio, direi. E comunque, da lì ho iniziato a conoscere Giù. E nulla, ho conosciuto Giù Piccio. Purtroppo l'ho conosciuto, sì, raga. No, scherzo, raga. È una fortuna che io conosco Giù, perché Giù mi ha aiutato davvero tanto, sia sul canale e sia nella mia vita. Vabbè, gli amici si aiutano a vicenda. E comunque, sapete ora da quanto tempo conosco Giù Piccio. E fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto. In caso, lasciate like e iscrivetevi al canale. Ricordando di attivare la campanellina. Attivate la cazzo di campanellina. Attivatela, dio cane.